Allora, dai, io imposto il navigatore e stiamo partendo, dai, su. Sì. L'altra volta ti ricordi dove siamo finiti girare con il navigatore? Girare a sinistra. A destra o a sinistra? Non lo so, ricalcola. Alla rotatoria girare. Girare dove? Torno dove? Dietro. E torno indietro. Torno avanti. Ma avanti. Segnale GPS interrotto. Siamo in ritardo. Fai un salto. Fai un salto. Fanne un altro. Fai un altro salto. Cosa dice? Segui quello che dice. Fai la penitenza. La mia. Partiamo. Partiamo. Felice. Sì. Destinazione inesistente. Ma come? Io lo odio. Ma non odio. Scusate. Oh, quanta gente. Scusate. E c'è la partita. Colpa. Oh, buonasera. Scusate, ma... Scusate, navigatore, non... Scusate. È stato un problema. Scusate. Salve. Salve. Purtroppo. Lui si fida del navigatore. Dice qua. Qua dobbiamo arrivare. Questo è... Speriamo. Questo è il non lo so. Salve, buonasera. È 50 e più? 50 e più. Ah, ok, allora è giusto. Scusa, Angelo, fa fare delle figure. Angelo, sì. Sai il traffico che c'è a Genova. Ragazzi, Angelo, lo sai com'è fatto? Lo so. Vabbè, è inutile che... Signori, ammettiamolo una volta per tutti. Prima di venire qui, tutti quanti abbiamo usato il navigatore satellitare. Il GPS. Però che splendida invenzione, eh? Che capolavoro. È la risposta dell'uomo alla fatidica domanda. Ma perché non chiediamo a qualcuno? E infatti, per non venire feriti nell'orgoglio, ci abbiamo dato dentro fin dal 1730. Ci abbiamo messo un po', però alla fine ce l'abbiamo fatta. Quando ci eravamo intestarditi per scoprire ma quanto è grande effettivamente il mondo? Ma perché non lo chiediamo a qualcuno? Intanto, la circonferenza di questo grosso pallone che è il nostro caro pianeta, l'avevamo già scoperta da un pezzo. Era stato un greco antico, Eratostane, e ci aveva pure preso. E allora, per prendere punti di riferimento, subito a dividere il mondo in spicchi e fettine, meridiani e paralleli. E funzionava! Funzionava. Funzionava se il mondo che ti serviva era quello che tieni sul comodino di casa per far vedere agli amici che sei un viaggiatore. Ma non dimentichiamoci che era il 1730, l'epoca dei lumi, della precisione matematica, della scoperta dei misteri della natura. L'Europa voleva scoprire e soprattutto coprirsi di soldi. Perché era l'Europa coloniale. Spagna, Francia, Inghilterra, Olanda facevano a gara per accaparrarsi le immense ricchezze che il mondo ai saldi regalava. Dovevi solo andartele a prendere e avevamo anche le navi migliori del mondo! E quindi? Ma non sapevamo la strada. Hai visto? Se l'avessero chiesto a qualcuno... No, perché il mondo... Non è una palla, è una palla, ma non è una sfera perfetta, è un pallone su cui ci si è seduto sopra qualcuno al fresco e l'ha schiacciata. Io se misuro la circonferenza da un lato, non è lo stesso che se la misuro dall'altra. E con queste cartine mi ritrovavo a mancare la destinazione? A mancare la destinazione, a volte, di distanze imbarazzanti, perché le merci più preziose dell'oro crescevano su isolette piccolissime, disseminate in oceani immensi. Hai capito perché mi serviva una cartina geografica precisa? Per avere una rotta precisa al decimo di secondo. Sì, chiedere a qualcuno. Chiedere a qualcuno. Cioè, voglio dire, una montagna d'oro. È vero, una montagna d'oro spettava alla nazione che avesse risposto alla domanda. Ma quanto è grossa una fettina? Oh, e allora io adesso basta. Faccio di cosa? Scusate, qualcuno mi sa dire quanto è lunga una fettina? Lei, signore? Lei sa quanto è lunga una fettina? La fettina, cioè... la fettina, scusami, si chiama meridiano e l'angolo che lo disegna si chiama, con poca fantasia, angolo di meridiano. Sì, scusa, ma
Come diavolo l'hanno capito che la Terra era schiacciata, visto che non l'avevano misurata, come ci sono arrivati a capirlo? Si sono fermati a chiedere. Ma che ha? Non ridete, è vero, erano fortunati. All'epoca viveva una delle più grandi menti della storia. Ma per raccontarvi questa storia, io devo partire dalla cosa che più amano fare gli inglesi. Cioè? Una scommessa. Edmund Halley, quello della famosa cometa. Robert Hooke, lo scopritore della cellula. E Sir Christopher Wren, famoso astronomo e fondatore della Royal Society, erano a cena in un elegante ristorante inglese quando a un certo punto la conversazione cade su un argomento classico di quando tre uomini vanno a cena da soli. Perché le traiettorie dei pianeti attorno al Sole sono ellittiche? Cioè, questa sarebbe la tipica conversazione di tre maschi a cena? Non c'era ancora la FIFA. Non c'era ancora la FIFA, il calcio. Si parlava di astronomia. Insomma, a un certo punto la conversazione langue e Sir Christopher Wren decide di mettere in palio 50 sterline a chi avesse scoperto perché. Halley si sarebbe fatto spellare per 50 sterline. Hook fa come al suo solito: oh, io l'ho già scoperto, non ve lo dico, voglio che ci arrivate da soli, fa come i bambini. Sir Wren semplicemente dimenticò la cosa dopo la seconda bottiglia di porto. Ma Halley non molla. Lui sapeva che c'entrava la gravità, però all'epoca nessuno ne sapeva niente. Allora che fa? Si scervella un anno e incredibilmente, alla fine è la moglie a dargli l'intuizione giusta. Edmund? Sì? Ma perché non chiediamo qualcuno? Andò dall'uomo che ha inestricabilmente legato la sua immagine ad una mela. Adamo? Morto. Già, sì. Mela. Guillermo Tell? Morto. Con le dante non... Dai. Ho capito. Sì, vai. Il principe azzurro di Biancaneve. Amore, il principe azzurro... Sì. Non esiste. Crudele. Isaac Newton. Sir Isaac Newton. Un gigante della scienza, ci vorrebbe uno spettacolo solo per parlare di Newton. Voi accontentatevi di quello che scrisse Alexander Pope, il grande poeta, in questo epitaffio. La natura e le sue leggi erano sepolte nella notte, e Dio disse che Newton sia, e fu luce ovunque. Tantino esagerato. No, non esagerava. Newton fu veramente uno degli elementi più brillanti che indagarono i misteri della natura. Addirittura inventò una nuova matematica, quella che usiamo oggi, perché quella che ci aveva gli andava stretta. Sì. E poi se la tenne per sé per più di 70 anni. Antipatico. Effettivamente, era un sociopatico, iperattivo, scontroso, geloso, invidioso. Insomma, una brutta persona. Ma era pur sempre un genio. Tornando ad Halley, bussa alla porta di Newton e gli chiede cosa pensasse delle traiettorie dei pianeti intorno al Sole. Sono ellissi. È fin qui, maestro, ma come fa a dimostrarlo? L'ho calcolato. Maestro, potrei vedere i calcoli? Assolutamente no. Ma perché un segreto, una roba? Ma come mai? Perché, maestro? Li ho persi. Non ho capito, maestro. Li ho persi? Li ho persi. Come li hai persi? Perché tu hai che la tappa. Ma qual è il più grande mistero della fisica? La gravità, e se l'è perso come un mazzo di chiavi. Insomma, Halley
lo comincia a rifare i calcoli e ci riesce. E Newton, già che c'è, gli scappa la mano. Allora risolve tutti i problemi inerenti il moto dei pianeti, la gravità e ogni altro dubbio che attanagliava e avrebbe attanagliato i fisici di tutti i tempi. Scrive i principi matematici della filosofia naturale. Filosofie naturalis principia matematica, il testo fondamentale della matematica, senza il quale voi stasera probabilmente sareste venuti in carrozza con dei parrucconi pieni di cipria curandovi con le sanguisughe. Ma i principia erano tre volumi, Newton ne scrisse due, quando a un certo punto il disastro. C'è un problema. Che problema? Il genio si è chiuso in camera sua. E perché? E perché? Perché si è chiuso in camera sua? Maestro, non faccia, venga fuori. No, così, così fa peggio. Dice che ha litigato con Hook su questa storia della gravità e adesso tiene il broncio. È fatto così, è permaloso, è capriccioso. È capriccioso, ma i primi due volumi non servono a niente senza il terzo. Sono tutti calcoli, si è pure inventata lui la matematica, nessuno ci capisce niente. Ci provo, però non prometto niente. Maestro... Maestro... alle impiega Isaac. Mesi maestro, di relazioni maestro diplomatiche, adulazioni, ciambelle al burro per convincere Newton a completare l'opera e ci riesce. Allora che fa? Prende tutto e lo porta alla Royal Society. Oh, parliamoci chiaramente, se volevi fare scienza seria era la Royal Society che doveva pubblicarla. Ma la Reale Accademia per la promozione dell'eccellenza scientifica c'aveva una lira, era al verde, aveva speso tutto in una disastrosa esperienza editoriale. L'Historia Piscium. Stai scherzando? No, giuro che non sto scherzando. L'Historia Piscium, 30 volumi sui pesci, e chissà perché nessuno si voleva comprare. Ma chissà perché, no? Guarda, adesso vedo se li trovo su Amazon. Addirittura la Royal Society. Come l'Historia? Pagava i propri dipendenti con questi volumi invenduti. Poveraccio. E Halley era un loro dipendente. Insomma, il poveraccio si dovette vendere pure la parrucca per pubblicarlo a sue spese. Anche perché il genio, quel genio di Newton, oltre a tutte le caratteristiche di cui abbiamo già parlato, era anche un po', come si può dire, braccino. E quindi, come suo solito, non cacciò un penny. Vabbè, comunque i principi a matematica videro la luce. Bene. Eh? E tutto questo cosa c'entra con l'angolo di meridiano da cui siamo partiti? C'entra. Perché i principia prevedevano matematicamente che la Terra non fosse una sfera, ma per effetto della gravità fosse schiacciata ai poli. Ora non c'era che andare sul campo a misurare effettivamente una porzione di meridiano, vedere se i conti tornavano con questa nuova teoria. Ok. Furono i francesi a mandare una spedizione per primi e andarono in Perù. In Perù? In Perù. Perché fino là? Perché? Non lo sanno ancora i francesi. I francesi ancora se lo chiedono. Ma perché li abbiamo mandati fino in Perù? Monsieur Charles-Marie Lacondamène, matematico, e Monsieur Pierre Bouguet, idrologo, siete posti a capo di spedizione Perù. A Perù. Missione, misurare sul campo meridiano terrestre da Quinto a Cuenca. Stop! Monsieur Lacondamène, ci dica come va, come procede la missione. Monsieur, un tragedia. Ah, perché? Ma c'est impossibile. Dovevamo misurare 300 chilometri con precisi calcoli di trigonometria. Dunque? Allora io mi metto qua, Monsieur Bouguet lo metto là, guardo col binocolo e faccio la misura. C'est facile, n'est-ce pas? Misure sul campo. Semplice. Ci abbiamo messo 9 anni. Non ci sono campi in Perù, monsieur! Misura sul campo, non ci sono campi! Solo montagne altissime, giungla impenetrabile! Manca una stradina, un percorso, niente! Rien de rien!
appena arrivati a Quinto, veniamo attaccati dagli indigeni che credevano fossimo stregoni e salviamo la pelle per miracolo. Poi il medico della spedizione trova il tempo di morire in duello per colpa di una di una gentil femme di cui si era follemente invaghito. A un certo punto il botanico impazzisce. E perché? E noi gliel'avevamo detto, non fumare tutte le piante che trovi. Siamo in Perù, non in Giamaica. Ma lui niente, sembrava Bob Marley. E poi altri morirono per le febbre della zanzara peruviana, terribile. O divorati da giaguari, o precipitati da burroni su stradine strette e scivolose come linguine al burro. Oh, Gesù. Restava, per fortuna, il decano della spedizione. Il decano. Monsieur Pierre Godin. Nome Omen. Scappò con una tredicenne e non ci fu verso di farlo tornare indietro. E così rimanemmo soltanto noi due, Monsieur Bouguet e moi, per 9 anni. Beh. Poi arrivò il telegramma. Il telegramma. Misurato angolo di meridiano da nostri connazionali in Olanda. Confermata la teoria di Sir Newton. La circonferenza è più lunga di 43 km se misurata all'equatore rispetto ai poli. Stop! Rimanete lì per ultimare le misurazioni. Viva la France! Stop! Che figura di merda! Mesdames, messieurs, 9 anni, 9 lunghissimi anni, e non eravamo neanche i primi! Ultimammo la missione, ridiscendemmo la costa e senza neanche salutarci tornammo a Parigi con navi separate. E perché? Da allora, Monsieur Bouguet e moi non ci parliamo più, perché quello che è successo nella giungla deve rimanere nella giungla. Assez, sta finito! Ma la misura del volume della terra era stato preso. E qui ecco, direi che possiamo passare al prossimo. Ma già qualcuno si chiedeva, quanto pesa? No, dai, basta anche il peso. Mi ha misurato il volume, passiamo a... Io spero che non ci siano fisici in sala. Guarda, secondo me ci sono, quindi ci io sono. Ti consiglio magari di non continuare. No, allora, magari se ci sono fisici, io la devo fare bene questa cosa. Allora, intanto partiamo dal principio che massa e peso sono due cose differenti. La massa non cambia mai. Il peso invece dipende dal corpo che ho vicino. Per esempio, questo signore, quanto pesa lei? Ma no, scusi, lo scusi. Cioè, è indelicato, non si fa. Chiede al pubblico. No, è proprio il galateo, gli mancano le basi. Giusto, perdono. Tu quanto pesi? Io peso meglio. 75 kg, lo ammetto. Ma perché? Perché sono sulla Terra. Se nel weekend dovessi andare sulla Luna, peserei molto meno, 6 kg. Se dovessi andare sul sole, peserei la metà di Giuliano Ferrara, 2 tonnellate. Questa è una notizia sensazionale. Perché? Perché allora, visto che sono un po' in sovrappeso, non è perché ho sbagliato dieta, ho sbagliato pianeta. Concentriamoci per favore, che è già difficile. Concentriamoci, rimaniamo sulla definizione di massa che non cambia a seconda di ciò vicino. Ognuno di voi ha il proprio campo gravitazionale, è attratto e attrae i propri vicini. La gravità è questo. Voi senza saperlo, qui attraete il soffitto, i lampadari, le sedie, il vostro vicino. Per la gravità, più siete grossi e più siete attraenti. Per la gravità. E a questo punto, secondo questo principio, Newton, il signor so tutto io Newton, diceva che se metto un corpo vicino a un altro corpo qualsiasi, questi si attraggono. Ok? Questa no, io non sto capendo niente. Non hai capito niente. La faccio più semplice. La forza di gravità cos'è? La faccio più semplice. La forza di gravità è una forza come Monica Bellucci, è una forza attraente.
E tutti gli uomini che ridono. È una forza attraente. Dipende appunto da quanto è grosso il corpo che ho vicino e quanto gli sono vicino. Secondo questo principio, il signor Sottutto Io Newton tira fuori una formuletta semplice. No. Questo me l'avevi promesso. Va bene tutto, ma mi avevi promesso niente matematica. No, ma beh, un po' di matematica io la devo spiegare. Cioè, matematica, una formuletta gliela devo far vedere a questi qua, voglio dire. Non si capisce. È una formuletta. Ma guarda, vieni a vedere, guarda. Scusate, sì, perché. Guarda qua. Bellissimo, io non capisco perché la gente si mette un Van Gogh. Tutto qui? Sì, guarda qua, tutto qua. Non può far male, piccola, piccola. Eccola qua. La legge di gravitazione universale. Questa legge mi spiega che relazione c'è tra la forza che attrae i corpi e le loro masse, perciò anche il loro peso. Vedete, una formula matematica è come un frullato. Io, la frutta è sempre la stessa, però mi posso divertire a cambiare le quantità, tranne che per questa G. Il famigerato punto G. Che non faceva dormire e lasciava sudati e insonni fisici di tutti i tempi. Ecco, adesso lo sai che per colpa di questa battuta non potremo più portare lo spettacolo nelle scuole? Ma perché? Ma G sta per costante gravitazionale, è un numero che non cambia, perciò si chiama costante. A questo punto, se io conosco G, con questa formula mi arriva a casa una bilancia per misurare tutto, dalle zucchine al mercato a tutti i pianeti della galassia. E allora basta, abbiamo finito. No, no, purtroppo no, perché G non si conosceva. G non può essere dedotto matematicamente. Bisogna andarla a misurare, a vederlo, e solo sperimentalmente. E nessuno aveva ancora capito come fare. Fino a che non arrivarono queste qua. Cioè, cosa c'entrano adesso le banane? Cosa mi misurano il coefficiente gravitazionale con le banane? Le banane c'entrano sempre. Anzi, portali in sala, vai a dimostrare il reperto A perché è importante. Non sono banane qualsiasi, sono banane qualsiasi, ma sono le banane Cavendish. Ci potete fare pure merenda se volete avere banane. Gradisce una banana? Va controllate, sono banane Cavendish, si chiamano così. Al mercato, al supermercato le comprate. Si chiamano Cavendish perché un certo William Cavendish, sesto duca del Damoshire, le importò dalla Cina. Non mi fischiare. Le importò dalla Cina, le modificò leggermente e poi le diffuse in tutto il mondo. Ma quello chi ci interessa è un suo antenato, Lord Henry Cavendish, duca del Dunwich-Shire, che riuscì a scoprire il metodo per misurare la famosa costante gravitazionale. Oh. Ed era uno scienziato eccezionale. Sì. Un altro genio, effettivamente, ed essendo un altro genio come Newton, anche lui un sociopatico scostante. Anzi, diciamo che al confronto di Cavendish, Newton era l'anima della festa. Quindi immaginatevi, Cavendish, questo non parlava con nessuno. Addirittura le sue domestiche dovevano comunicare con lui per lettera e aveva fatto costruire dei soppalchi in casa sua per essere certo di non incontrare anima viva. Non ti puoi invitare ad evitare una cena. In effetti, si pensa fosse affetto dalla sindrome di Asperger, una sorta di autismo funzionale. Nel suo caso, molto funzionale. Perché, essendo schifosamente ricco, costruì il suo laboratorio nella sua immensa casa e progettò una macchina con due enormi sfere metalliche per misurare quanto queste si attraessero tra di loro. E da allora venne definito dalla comunità scientifica uno scienziato con le palle. Allora, siccome ogni cosa influenza con la gravità, come abbiamo detto prima, ognuno che ci sta vicino, allora mise questa specie di giostra inquietante in una sala sgombra e attraverso un foro nel muro con l'ausilio di un telescopio fece 19 misurazioni precisissime che durarono un anno, ma alla fine si ottenne
la costante gravitazionale G. E allora, quindi, e allora, conoscendo la costante gravitazionale, il volume del pianeta, il conto fu facile. La Terra pesa 6 miliardi di trilioni di tonnellate. Bella bestia. Tanta roba. Però riflettiamo su una cosa. Il sistema solare è fatto da materia contenuta per il 99% nel Sole. Il restante 1% se lo devono dividere gli altri 8 pianeti, e Giove se lo prende quasi tutto. Siamo su un granello di polvere. Io ci starei attento, perché non ne abbiamo un altro. Oggi Bonzi, Capracotta, San Pietro Vernotico, Montecatini Terme, Abano Terme, Abano senza Terme, Terme senza Abano. Possiamo andare avanti così. Abbiate grasso di sotto, la parte di sopra. Il Duomo, in generale. Genova. Non applauso. Maestro Simonini. Erano gli anni 50. La RAI iniziava a trasmettere. I russi lanciavano lo Sputnik. E nasceva il rock and roll. Albert Einstein. E soprattutto, signore, moriva James Dean. Ma nascevano Bill Gates e Steve Jobs. Ma soprattutto nasceva Festival di Sanremo. L'età, non ho l'età per amarti. E ancora non ho l'età.
Non sapevamo quanti anni avesse la Terra. Sola con te. Beh, mica si chiede l'età a una signora. Ma se sei un geologo e texano e ti chiami Claire Patterson, te ne freghi dell'etichetta. E siccome l'anagrafa della Terra non c'era, vai in giro a chiedere l'età a tutte le rocce che incontri. Patienti. E tu? Cioè, Dove? Parlava con le rocce? In un certo senso. In un certo senso. Isotopi radioattivi del piombo. È un particolare tipo di piombo che si trova in tutte le rocce e attraverso un complicatissimo processo fisico si stabilisce l'età di tutta la pietra. Sì, però sì, io... ma non me lo chiedere perché non mi chiedere i particolari perché non lo so. Comunque questa cosa non si poteva fare. Questa cosa non si poteva fare perché le rocce erano inquinate, sempre di piombo, ma ce n'era tantissimo, molto di più di quello che si sarebbe aspettato di trovare. Patterson analizza rocce da tutto il mondo. Niente, ovunque piombo a vagonate. E la domanda sorge spontanea. Cioè, da dove è venuto fuori tutto questo piombo? Ma Patterson era uno piuttosto delle rocce che studiava. Ok. Parte, va okay. In Groenlandia, okay. Su un ghiacciaio, okay. Buca il ghiacciaio e ci guarda dentro. Non ti seguo. I ghiacciai sono la banca dati dell'atmosfera terrestre. La neve cade, trattiene gli elementi presenti nell'aria, si deposita e archivia per la prossima nevicata. Capito? No. E non mi chiedere i particolari perché non l'ho capito manco io bene. Comunque, vabbè, ho capito, ma si scopre, cosa della scienza. Capito, che so tutto. Comunque, si scopre che fino agli anni 20 il piombo presente nell'aria era nella norma. Poi schizza alle stelle. Cosa c'è? Cosa fa? Cosa c'è? Non mi chiedi i particolari? No. E questi li so, me li devi chiedere. L'odio. Eh sì, perché qui arriviamo a bomba all'ingegner Thomas Midgley, che se si fosse limitato a fare l'ingegnere, il mondo sarebbe un posto molto più sicuro. Signore, come la fai drammatica? E come la faccio drammatica? Ricordati che, cosa? Che questi sono gli anni in cui nasce il supereroe rosso e blu, come la bandiera del Genoa. La bandiera del Genoa. Come la bandiera americana. Superman. Più veloce di una... della luce, più forte di una locomotiva e con la vista raggi X, che e l'unica cosa che non riusciva a trapassare era il bravi pure voi le il piombo. E qui ritorniamo a bomba a Midgley, che risolse un... erano gli anni 20, risolse un grosso problema, quello dei motori che picchiano in testa. Ricordato, come l'hai chiamato questo? Un problema. Problemone. Motore che picchia in testa, un problemone. Lezione di scuola guida. Il motore. Il motore è un meccanismo perfetto, come un orologio, preciso al decimo di secondo. Tutto deve essere sincronizzato. La benzina deve scoppiare nell'esatto momento in cui il cinto è in asse con il pistone che è allineato alla biella con l'albero moto. Infame. La benzina scoppiava prima, scoppiava dopo, scoppiava quando gli pareva. Era una benzina anarchica. E se sei anarchica, mi mandi a ravengo tutto il sistema perfetto. E questo sarebbe grave? È gravissimo! I motori strattonavano, singhiozzavano, insomma non rendevano quanto dovevano, ed era grave! Se appena finita la prima guerra mondiale, già nell'aria si sentiva l'odore della seconda. Eh no. Capito? Cioè, io voglio sapere se tu ti rendi conto che hai appena paragonato un problemuccio al motore con il disastro di due guerre mondiali. Lezione di storia. La prima guerra mondiale
Era una guerra di trincea, una guerra di periferia, una guerra provinciale, asfittica, dove la tecnologia non poteva esprimere al meglio il suo potenziale, anche a causa della benzina che aveva, delle scarse prestazioni che la benzina aveva. Ma la nuova benzina che Midley crea, mettendoci dentro il piombo, da anarchica la farà diventare buona e ubbidiente come un orsolino. Intendiamoci, c'erano anche altri elementi che si potevano usare al posto del piombo, ma il piombo era perfetto, perché non costava niente! E allora sì che non ci sarebbero stati più limiti alle macchine di morte che si sarebbero costruite. Ma è terribile! Sì, è terribile. E infatti, purtroppo, Midley diventa un eroe nazionale! Ingegnere? Sì? Ingegnere, c'è un problema. Che problema c'è? Il piombo sporca tutti i cilindri. E che problema c'è? Noi ci mettiamo anche il tetraetile, così piombo tetraetile diventa tutto volatile, finisce nel tubo di scappamento e poi nell'aria. Il profumo dei soldi. Ingegnere. Si dovettero sposare tre colossi della chimica e della meccanica, la General Motors, la DuPont e la Standard Oil, per dare al mondo tutto il piombo tetraetile che serviva. Il mostro a tre teste si chiamava Ethyl Gasoline Corporation e partorisce la benzina Super! Io me la ricordo ancora. La pompa di benzina con scritto normale o super. Credo che ve la ricordiate anche voi. Io prendevo la normale perché costava meno. E anche perché la super mi sembrava un po' troppo presuntuosa per la mia Fiat Bianchina 600. Sì, quella di Fantozzi, per intenderci. Ma la normale sarebbe scomparsa presto. E sarebbe rimasta solo la super. Il mondo stava diventando super. E ahimè, non c'era più posto per la mia bianchina. Ma se la super è un toccasana per il supermotore, non è lo stesso per un banalissimo organismo umano che se ne viene in contatto picchia in testa. Ah sì? Nel vero senso della parola. Allucinazioni, delirio, convulsioni, morte. Morte? Mi date una luce, per favore? È vero che è morte, così, però... morte, va bene, ma... Lezione di anatomia. Sì, grazie, perché sennò non riesco a prendere appunti, mica parato. Lezione di anatomia. Il cervello umano è l'organo più snob che abbiamo. Consuma un solo tipo di zucchero ed è protetto da una barriera per non confondersi con gli altri. Ma il piombo tetraetile passa la barriera come se fosse di casa. È un parente a cui non si può dire di no. È come ogni ospite, dopo tre giorni, ma che dico, tre minuti... Professore? Sì? Puzza? No, ti sfascia casa. Delirio, allucinazioni, convulsioni, morte. Morte? Sintomi uguali alla morte per troppo lavoro. Infatti, morte per troppo lavoro fu la dichiarazione del portavoce della Hytale Corporation quando più di 100 operai morirono nelle prime settimane di fabbricazione della nuova benzina. Professore? Sì, cara? Ma allora quanti morti in questi anni nel mondo? Non lo so, non lo sa nessuno. Beh, certo, non lo sa nessuno, come fai a sapere? Uè, i morti ci sono, uè, ci sono, e che non ci sono i morti, a bezzeff, però che fai? Beh sì, ma che cos'è questa cosa che ammazza? Come fai? Leggi, dimmi, aspetta, cos'è questo, di 50 e più questa cosa, non c'è scritto.
Qua dice che fai? Vai in giro, fai domande. Ma beh, che non sei? È che ti. Uno Vespa, sì. Chi sei? Non è che ti puoi mettere a fare un processo a Superman. No, no, e fai super. Poi, quando c'è stata la guerra. E questa guerra l'hai vinta! L'hai vinta! E devi ammettere che anche grazie al piombo. Bravo! Che faceva diventare super i bombardieri americani. Gli americani sono forti, sono fortissimi gli americani, sono fortissimi. Viva Truman! Viva! Vengo qua. Perché lì luce non c'è? Luce sta qua, allora vengo qua. Ci vollero 50 anni di duro lavoro di un testardo geologo americano per mettere al bando la benzina super. Che si vedeva negare i fondi chissà da chi. Chissà da chi, esatto. Per farla appunto diventare finalmente verde. Come la? Kryptonite. Esatto. No, 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 non voglio sentire la. Ma no, ma smetti, non parlo più, non voglio più parlare di questo fatto super del suo, della benzina, del piombo. Cioè, a che serve ormai starne a parlare? Cioè, che ne parliamo a fare? Ormai il piombo è là, nella terra, nell'aria, nell'acqua, e non ce lo toglie nessuno. Va bene, nella vita è importante avere delle sicurezze. Però volevo parlare del fatto che Midley non dormiva per il rumore che faceva il suo frigorifero. Oh, signore, mo adesso cosa fa questo? Mette le banane in frigo, il piombo, cosa fa? No, allora, devi sapere che all'epoca le macchine per refrigerare erano la cosa più vicina a una bomba che si conoscesse. Che stress. Sì, perché usavano dei gas esplosivi. E Midley inventa il freon. Il che? Il freon, il CFC, clorofluorocarburo. Mm. Un gas eccezionale per se vuoi conservare l'insalata, perché non esplode. E perciò, oltre che nei frigoriferi, i CFC finiscono in tutte le bombolette spray del mondo. Wow. E che è questa cosa? Ma c'è... C'è un buco! È grosso pure. È enorme! Enorme. Perché i CFC sono dei grandi divoratori di ozono, che è un gas rarissimo ma che ci protegge dalle radiazioni solari. Per intenderci, un litro di CFC distrugge completamente 8 piscine olimpioniche di ozono. Noi siamo abituati a pensare ai disastri, alle tragedie, come opera di gente cattiva, spietata, crudele. E ci abbiamo anche un sacco di cattivi nel nostro immaginario. Che ne so, Hitler, Gengis Khan, le baleniere giapponesi, il fungo di Hiroshima. Ma tutti i danni ambientali fatti da questi qua sono marachelle rispetto a quello che ha fatto questo distinto signore dell'Ohio. Ed era pure una brava persona! E fammelo pure essere cattivo, cioè... Voi non vi lamentate se siete un po' maldestri, così. A confronto a Migdali siete dei dilettanti. Questo come si muoveva, la terra tremava. Sì, però non lo faceva apposta, no, poverino. Apposta, cioè, in fondo, Midley ha fatto delle grandissime scoperte. Oh, e io te lo dico, a me, in fondo, dispiace tantissimo pensare che si fosse intossicato anche lui a furia di andare in giro a respirare questa benzina nelle conferenze stampa per dimostrare che non faceva male. Sì, è vero. Ma però, no, sai, non morirà per quello? Ah, no? No, perché, poraccio, si ammalò di poliomielite. E allora io me lo immagino, 55 anni, ma ne avrà dimostrati molti di più, senza capelli, con le gengive rosse e blu, preso dalle sue allucinazioni, capace di fermare un treno con una mano, ma incapace di scendere dal letto. Eh già, ma Superman non può mica chiedere aiuto a qualcuno. E infatti Midley inventa questa macchina. Un intricato marchingegno di corde e pulegge che lo faccia volare direttamente dal suo letto alla sedia a rotelle. Ed è così che muore Superman. Lo trovano una mattina, da solo,
strangolato da quelle corde, da quelle pulegge, mentre scendeva dal letto. O forse da un grattacielo. A salvare un'umanità che implorava di diventare sempre più veloce e invincibile. Siccome Patterson non riusciva ad analizzare le rocce che c'erano sulla Terra perché erano inquinate, allora gli venne il colpo di genio e analizzò le rocce che le cadevano sopra, cioè gli asteroidi. In fondo il materiale con cui si era formato tutto il Sistema Solare era lo stesso. La Terra aveva finalmente un'età. 4 miliardi di anni. Una bimba. Tanti auguri. Più spesso anche per uscire. Sì, grazie dell'apprezzamento. Infatti bello. Lo userò più spesso. Ma ha detto bene, sì. Comunque volevamo dirvi che i 3/4 del pianeta sono ricoperti di acqua. Perché l'abbiamo chiamata Terra? Potevamo chiamarla acqua. E non se ne sa praticamente niente. Una patata è all'85% che ha la patata di mano. Battute! No, non lo voglio dire. Era all'85% acqua, forse anche il 90%. Una mucca è al 75% acqua. Questo provo a non farlo cadere. Col suo 95%, un pomodoro è praticamente acqua. Il nostro 65% ci rende più liquidi che solidi. È così indispensabile per la nostra vita che trascuriamo il fatto che quasi tutta l'acqua del mondo per noi è mortalmente velenosa. Perché c'è dentro il sale. Anche l'acqua che abbiamo nel corpo ha il sale. Come sa bene chi ha sentito il sapore delle lacrime. Romantico. Ma se l'acqua di mare la beviamo, l'acqua che abbiamo dentro corre a diluire il sale in eccesso, lasciando pericolosamente a secco le cellule per espletare le proprie funzioni. Ad esempio. Quindi, bambine, bambini, ma anche voi, signore e signori, mi raccomando, non bevete acqua di mare. È pericolosa. Capito. Bravi. Bravo, vedi, bene, anche se sta a Genova, non bere acqua di mare. Questa cosa però era sul nostro pianeta, intrappolata nelle rocce incandescenti sin da quando la Terra era giovane e calda. Ma poi si sa, porca miseria, col tempo si raffredda tutto. Infatti. E così l'acqua intrappolata si liberò in vapore acqueo e cominciò a piovere. Camiseria. Via una cosa. Durerà quanto? Durerà? Un acquazzone che durerà 10.000 anni. Tieni 10.000 anni. 10.000 anni. Mamma mia. Poi? Tutti al mare!
quest'acqua, proprio quest'acqua. Ah, giusto. A 3,8 miliardi di anni. Oh, fresca come il primo giorno. Grazie. Siete. La Terra ha 1,6 miliardi di chilometri cubici di acqua. È tanto? Eh sì. È poco? Non lo so, però è il massimo che potremo mai avere. Ma ci accontentiamo. No, perché proprio dopo un po'. Allappata, diciamo. Sì, beh, sì. Recitando. Recitando bene. Okay. Il 97% di quest'acqua è contenuta nel mare. Peccato. Peccato. Vabbè. Il resto è dolce. Il resto è dolce. Non si beve l'acqua di mare. Il resto è dolce. Ecco qua. Ma la maggior parte è intrappolata nei poli. Con la lingua. E non possiamo usarla. Sta là. Non fa. Vabbè, ma adesso, insomma. Buono, ecco qua. Non disperare sempre. Scusami, è uscita un po', mi è scappata. È scappato il mare. Sei peggio di me? Che malattia c'ha? Vabbè, salute. Ah, scusa, mi era dimenticato il riscaldamento globale. E quello lo dobbiamo considerare. Tra poco. La scienza. Ah. A posto. Forse abbiamo un problema. Io soprattutto. Che è successo? Che succede? Che succede? Che l'acqua è così fondamentale. È così fondamentale per noi da migliaia di anni. Che è incredibile come fino a metà del XIX secolo quello che si sapeva del mare era quello che si tirava su con le reti. Gli scienziati si misero all'opera? Manco per sogno. Furono un ornitologo dilettante e un ingegnere meccanico a dirsi per la prima volta: andiamo a vedere cosa c'è là sotto. Sì! Otis Barton, ingegnere, e William Beebe, ornitologo, costruirono la prima batisfera. Nel 1937 calarono in mare una palla di ferro di 1,5 metri attraverso un cavo d'acciaio che aveva soltanto 3 minuscoli oblò. Go! Barton. A quanto siamo? Ma William, ci hanno appena calati. Barton, ma reggerà il cavo? Certo che reggerà il cavo, cioè io credo che... spero che... diciamo che reggerà. Anche se così... Barton, grazie. Sinceramente, però io non me l'aspettavo così, me lo immaginavo diverso. Will, come te lo aspettavi? È come se me l'aspettavo, me l'aspettavo più tipo Nautilus, Giulio Verne. Sì, Nautilus, Giulio Verne, Will, ma questo coso sarebbe stato al di sotto di ogni standard di sicurezza persino 20 anni fa. Può essere soltanto calato con una fune fin dove non lo sappiamo. E soprattutto non è mai stato collaudato prima. Però
visto che ormai siamo qui, cerchiamo di restare concentrati sul pezzo, altro che Julius Verne. Senti, controlliamo almeno che ci sia tutto. Certo, controlliamo tutto. Okay. Allora, la radio. Eccola. Il manometro. C'è. L'ossigeno. C'è. La cassettina di calce sodata. Abbiamo bello che controllato, questo ci abbiamo, questo. Quattro cose. Ok, sì. Vabbè. Senti però, immagina quando torniamo, siamo degli eroi, sai, la pubblicità, il cinema, i rotocalchi, le fotografie, le donne. Will! Oh! Ma di cosa stai parlando? Noi siamo i primi uomini ad andare a vedere cosa c'è nelle profondità marine. È un momento importantissimo, il cinema, le donne, per l'umanità. Ho capito. Non sappiamo niente di quello che c'è sotto il mare. Non conosciamo nulla del suo ecosistema, quali forme di vita ci abitino e quali equilibri ci siano tra loro. Ti rendi conto di cosa significa tutto questo? Cerca di rimanere concentrato. Scusa, hai ragione. Io vedo certe facce da pesce. Comunque, io so che... Intanto siamo a 500 metri. Intanto siamo a 500 metri. Bene, bene, bene. Io so che neanche 100 anni fa in Inghilterra la servitù doveva pretendere nel contratto di assunzione di non avere ogni giorno aragosta. Tanta che ce ne stava in mare, costava meno del pollo. Ma lo vedi, è di questo che ti stavo parlando. Noi usiamo il mare soltanto come un grande supermercato senza casse, senza preoccuparci minimamente degli effetti futuri delle nostre azioni. Certo. Sai che so? So che sai. So, io ne so tante. So che, per esempio, il grosso problema del porto di New York una volta, sai qual era? No. Le incrostazioni di ostriche. Ce n'erano a milioni, era un problema, ma ti rendi conto? Supermercato senza casse, esatto. Le ostriche sono praticamente scomparse. Esatto, oh, ne so un'altra, pensa quanta ne so, oh, quanta ne so. Ci divertiamo, eh? Il mare, l'acqua di mare, è salata. Che rivelazione. Quello che intendo io è, perché non è più salata? Cioè, sappiamo che da millenni i fiumi portano in mare i materiali erosi, poi che arrivati nell'acqua si uniscono agli ioni dell'acqua a formare i sali, giusto? Giusto. E perché il mare non è più salato? Ci dovremmo aspettare che diventi sempre più salato come il Mar Morto. Invece no, il sale nell'oceano è stabile. Il livello di sale è stabile. Perché? Dove va a finire il sale? Non lo so. E qua ti volevo perché io lo so. Camini idrotermali sottomarini. L'oceano funziona come un grosso acquario. L'acqua filtra attraverso la crosta terrestre, si riscalda per il cuore incandescente del pianeta, deposita il sale e risale in questi camini, dolce e bollente. È un meccanismo lentissimo, ma se hai tempo è molto molto efficiente. 800 metri. Ne so un'altra. Ancora? Ne so tante. Per ammazzare il tempo. Vabbè. 1957-58. Mm-hmm. Sai che è successo? No. Si apre l'anno internazionale di geofisica. E sai qual era il titolo? L'uso degli abissi per lo smaltimento delle scorie radioattive. E non era una roba segreta, no, era proprio una cosa di cui andar fieri. Dal 46 in poi, prima l'America, ma poi tutte le altre nazioni, hanno usato l'oceano come pattumiera nucleare, senza curarsi minimamente delle conseguenze. E non le conosciamo neanche oggi le conseguenze. Quanto siamo? 850 metri. Il calamaro gigante? Cosa? Dov'è? Dov'è? Non lo sa nessuno dov'è. Il più grosso mollusco della Terra. Un infarto. 15 metri. Oh, 15, è 15 metri. È il principale alimento dei capodogli. È un capodoglio. Mangia. E mai nessun calamaro gigante è stato visto prima. In natura. Così vivo. Dove vive il calamaro gigante? Dove vive il calamaro gigante? Beh, guarda. Spero non qui. Siamo a 923 metri.
Pilate Gesù! E il mare tornò a ricoprire i suoi segreti. No, vabbè, da quel momento si fece ancora qualcosa per andare a scoprire sotto il mare quali fossero le reali condizioni di questo grosso ecosistema. Ma già l'ammiraglio Rock della Marina Militare Americana, quello responsabile dei fondi per la ricerca, in un'intervista disse: siamo andati sul fondo del mare per dimostrare che potevamo farlo. E l'abbiamo fatto. Basta. Poi sono avventure che costano troppo solo per disturbare una sogliola. Ma la verità è che lo sguardo si è rivolto altrove, in alto. La nuova sfida erano i viaggi spaziali. La conquista della Luna. Hanno da sempre segnato il nostro cammino. Ci hanno guidato nel buio della notte. Dante le poneva a firma di ogni libro della Divina. Le seguiamo sugli oroscopi, le ammiriamo sulle passerelle e sono il simbolo della nostra Repubblica. Sono la cosa più bella e più distante che abbiamo mai visto. E forse proprio per questo noi uomini le abbiamo conferito un nome femminile. Stelle. Quante notti siamo stati a guardarle. E quante scoperte. E fino al 1904 non sapevamo dove fossero. E una donna, impietosita, ci dette la risposta. La, guarda, vabbè, là ce ne sono tre, là ce n'è una più grossa. No, amore, no, sì, è tutto un gruppo. Non è quello, no. Quella è la direzione, sì. Ma quanto è lontana? Non lo sapevamo. Cioè nel 1904 ancora non lo sapevamo. E perché non abbiamo chiesto a nessuno? Che non c'era nessuno probabilmente. Le stelle all'epoca erano su un fondo piatto. E noi con loro. Ma quanto era grande l'universo? Dove ci trovavamo? Quanto eravamo piccoli? Non lo sapevamo. Era come, faccio un esempio, se avessimo voluto scoprire il mondo soltanto attraverso la televisione. No! Impensabile! Noi non lo faremo mai. No.
limite Facebook. Da dove sono i calzini? A dove stanno le galassie? Oh, è sempre una donna a dare la risposta. Henrietta Swan Leavitt nasce nel 1868 e si laurea a Cambridge e si laurea in astronomia, che è già un'impresa per una ragazza mite e riservata in un mondo come quello scientifico, che era tutto chiuso nel suo rigido guscio di maschilismo. E questa è la dimostrazione del fatto che i pregiudizi non risiedono nella parte razionale del cervello, ma nell'inconscio delle nostre paure. Cosa può vincerli? I fatti. Ma purtroppo, spesso, neanche questi. Henrietta si presenta ad Harvard, l'unico posto in America dove potevi fare astronomia seria. Henrietta è qualificata e gli danno un incarico. Donna computer. Ovviamente il termine è stato coniato successivamente, ma non è un caso. All'epoca la cosa più lontana che si potesse osservare per un uomo erano le stelle, per una donna i telescopi. Le stelle le potevamo vedere solo in fotografia, e non è un modo di dire. Se una donna era intelligente, qualificata, di buona volontà e voleva con tutte le sue forze guadagnare la metà di un operaio o di un cotonificio, allora misurare milioni di stelle fotografate col telescopio era il lavoro per lei. Il principio è semplice. Cioè, le stelle più lontane hanno una luce più fioca. Allora, non si vedono neanche a occhio nudo, per intenderci. Ma se io scatto una fotografia lasciando aperto il diaframma per un po' di tempo, riuscirò a impressionare la pellicola anche della luce di stelle lontanissime. Una volta fatto questo, la fotografia finisce in una stanza dove qualificatissime ragazze passano il giorno a misurare la quantità e la luminosità di milioni di stelle. Wow, che lavoro eccitante. Brr, ho la pelle d'oca. La ci vuole però passione e amore incondizionato per codesto lavoro, signorina. Inutile, inutile chiedere di far parte del corpo docente dell'università. Ma perché, professore? Perché? Perché mi rovinerebbe la poesia. Ah, certo. Queste erano le donne computer, ma Henrietta da questo orecchio non ci voleva sentire. E se per quello neanche dall'altro. Nel senso che una malattia progressiva l'aveva portata alla sordità. Ma chissà che non sia stato proprio questo handicap a permetterle di immergersi anima e corpo nel suo lavoro e di riuscire a vedere su una fotografia cose che altri non erano riusciti a vedere manco con il telescopio. Adesso seguitemi, perché inizia il bello. Henrietta scopre le stelle candela. Sì, candela, perché brillano con una luminosità variabile. Lei ipotizza che il tempo che passa tra la massima e la minima luminosità dipenda da quanto la stella è lontana da noi. Era già qualcosa. Esempio, se una stella avesse un intervallo luminoso doppio rispetto ad un'altra, questo significherebbe che è due volte più distante. Signori, era un'unità di misura e prima noi non ne avevamo. Capite cosa significa? Che finalmente, grazie a Henrietta, noi potemmo vedere l'universo in tre dimensioni e scoprimmo che c'erano altre galassie oltre la nostra e che non eravamo affatto al centro della nostra galassia come avevamo pensato fino ad allora, ma non eravamo nient'altro che un piccolissimo pianetucolo di periferia. All'inizio nessuno le credette, a parte la stella, ma Henrietta aveva ragione. Le scoperte di Henrietta stavano effettivamente rivoluzionando l'astronomia. E infatti un anziano professore della Reale Accademia delle Scienze svedese,
un tale Mitta Gosta Lefter si informò delle scoperte di Henrietta e si informò per proporla al premio Nobel per la fisica. Già, ma Henrietta era morta 3 anni prima, all'età di 53 anni. Ops, troppo tardi. Il premio Nobel non può essere conferito postumo. Eh già. Piccolo gossip. Ci avete mai pensato? Non esiste il premio Nobel per la matematica, che è la regina di tutte le materie scientifiche. Fu lo stesso Albert Nobel a non volerlo nei premi, perché si vociferava che la moglie avesse una relazione extraconiugale con un giovane matematico di nome Mitta Gosta Lefter. A volte la vita è solo un fatto di appuntamenti precisi. C'è una serie di eventi precisi, fa sì che ci si incontri con un'altra serie precisa di eventi. E quando succede quello, tac, passo avanti. Nel 1922, un anno esatto dopo la morte di Henrietta, una giovane ragazzina di 16 anni va a sentire una conferenza di astronomia a Londra. E succede che ti dici... Ecco. Non ecco quello che voglio fare da grande, solo... Ecco. Perché tutto il resto è superfluo. La ragazzina in questione si chiama Cecilia Payne, inglese. Determinatissima. Studia a Cambridge, conosce i grandi della fisica quantistica e a soli 23 anni racimola i soldi per fare il passo. Attraversa l'oceano anche lei e... bussa ad Harvard. Le danno una sedia e una scrivania. Proprio quelle che erano state di Henrietta. Tac, passo. Lei riprende e prosegue il lavoro di Henrietta, un altro passo avanti. Cecilia lavora molto ed è brava, anche lei è una donna computer, ma corregge anche bozze di studenti, segue tesi di laurea, affianca i professori di cattedra, scrive relazioni, va ai convegni internazionali, insomma per il mondo è una piccola star, una stella, appunto, anche se per Harvard rimane sempre una donna computer. All'epoca si pensava che le stelle fossero formate degli stessi atomi con cui è formato tutto l'universo e tutta ogni altra cosa che gravita per l'universo, cioè atomi leggeri e atomi pesanti. Che cosa sono gli atomi? La faccio stretta, Sarà meglio. Degli atomi si bisogna sventolano. Sapere solo 3 cose, e sono importanti, che sono piccoli, sono tanti e si differenziano solo per il peso, ce n'è di tutte le misure. E con questi mattoncini noi ci facciamo tutto, ci facciamo le stelle, i teatri, le sedie, ci facciamo anche lei, questa bella signora bionda. Vede, t'allarga? Ma allargava, no. Vede, ogni corpo ha il suo calore particolare, il suo calore specifico, che è la somma del calore di tutti gli atomi che la compongono. Ma calore è anche luce, per cui lei ha anche una sua luce specifica. E che luce, direi. Un po' di intimità, per favore. Allora, se io riesco a, dalla sua luce totale, a estrarre le singole frequenze che la compongono, io saprò da che cosa è formata. Una stella, un teatro, una sedia, eppure lei. Oh. Tu sì che ci sai fare con le donne, Io la butto sul fisico. Ho visto. Comunque a me mi sembra una cosa eccezionale questa cosa, perché mai nessuno prima di Cecilia aveva mai usato, queste sono idee che venivano dalla fisica quantistica, mai nessuno aveva pensato di usare l'infinitamente piccolo per studiare l'infinitamente grande.
capito? Tac. E quando succede questo? Tac. Altro passo. Altro passo avanti. Cecilia guarda le foto con questa idea e scopre che le stelle sono composte soltanto di idrogeno ed elio. I fiocchi di neve della tavola periodica. E la scoperta è talmente rivoluzionaria che nessuno li dà retta, a parte le stelle. Ma come già per Henrietta, anche Cecilia ha ragione. Ma carissima signorina Fein, santissima Fein, ma allora, gli atomi che ci compongono, io dico gli atomi pesanti, l'idrogeno è leggero, l'ossigeno, il carbonio, il ferro, e da dove mi saltano fuori, Cecilia? Se le stelle, che sono gli oggetti più antichi dell'universo, sono fatti solo di atomi leggeri. Tu mi dirai, l'è come un grosso forno una stella. Sì, ma non è abbastanza caldo da fondere atomi leggeri e farli diventare atomi pesanti? Non ce la fa! Non è abbastanza caldo! Non ce la fa! Vorrebbe, ma non ce la fa! Non ce la fa! Professore, ma è proprio qui che entrano in scena le supernove! E che sono ora ste codeste supernove? Beh, professore, lei ha presente quelle sere in cui alziamo lo sguardo verso un meraviglioso cielo stellato e le sarà capitato? Mai. Io c'ho l'assistente, signorina. Beh, peccato, professore. Io le consiglierei di provare ogni tanto, perché allora lei vedrebbe apparire una stella che prima non c'era, luminosissima. E quello che è successo è che una stella abbastanza grande, decine o centinaia di volte il nostro Sole, è morta. Pace all'anima sua. Una stella decine o centinaia di volte più grande del nostro Sole. Giganti così non se ne vanno in silenzio, no. Loro esplodono in uno spettacolo che è più caldo e più luminoso dell'intera galassia che le circonda. Ed è proprio questa energia, pensate, impressionante, che serve a portare il forno alla temperatura giusta, a fondere gli elementi leggeri in elementi pesanti, per poi metterli a disposizione di un grandissimo ballo universale che li farà diventare una pianta, una goccia di rugiada, un insetto stercorario, una forma che durerà un battito di ciglia rispetto al tempo dell'universo e che subito dopo diventerà altro e altro e altro e altro ancora. E dopo milioni e milioni di anni il suo viaggio sarà ancora a metà. A volte accusiamo noi stessi di essere un po' pantofolai. Vedi il ragazzino lì sbadiglia e si accusa, sono un po' pigro. Un po' pantofolai, un po' pigri, di viaggiare poco. Ma riflettiamo un attimo. La materia che ci compone, vuol dire questa, noi, voi, si è formata miliardi di anni fa nel cuore di una stella morente. Siamo stati schizzati via per lo spazio a velocità prossime alla luce, ci siamo ritrovati a viaggiare per miliardi di anni luce nel freddo siderale, a vorticare su noi stessi fino a fonderci in un pianeta incandescente che poi si è raffreddato e da lì abbiamo assunto innumerevoli forme e finalmente siamo entrati a far parte di questo club pazzo. Completamente pazzo, meraviglioso e molto, molto esclusivo. Siamo fortunati, che si chiama vita. E allora abbiamo assunto innumerevoli forme, animali, vegetali, brevissime, un battito di ciglia, fino a questo momento. Sì,
questo preciso momento in cui siamo tutti qui in questo teatro e ognuno di noi è un miracolo unico. E chissà, forse da adesso, anche con la consapevolezza dell'incredibile viaggio che abbiamo compiuto per arrivare fino a qui. Un viaggio che, ve lo ricordo, è appena all'inizio. Francesca Isola, Guglielmo Perez, il maestro Simonini. Simonini, grazie a 50 e più, questa è la mia. La standing ovation. No, la standing ovation, ti prego. No, una mezza standing. Una mezza standing. Vai Enrico. Siete bravi. Grazie. Grazie, grazie. È stato un lungo, lungo lavoro. Siamo contenti veramente di cuore che vi sia piaciuto. Grazie del vostro applauso.